Beh, come diceva lo slogan di Pierluigi Biondi, teniamo acceso il cambiamento. On era come dire, il simboletto per rendere riconoscibile la propria campagna. Gli aquilani hanno risposto positivamente, terremo acceso questo cambiamento e grazie a questo risultato l'Aquila potrà conoscere altri cinque anni di crescita, di sviluppo potrà continuare ad andare avanti senza soluzioni di continuità, non si corre nessun rischio di bloccare i progetti perché arriva una nuova amministrazione che magari anche solo per pregiudizio deve smontare tutto ciò che si è fatto, c'è tanta carne al fuoco, tanti progetti in corso, tanti finanziamenti che arrivano sia ordinari che straordinari come quelli del PNRR e dobbiamo completare questo percorso virtuoso. Pierluigi Biondi ha cambiato il volto della città. Tutti quelli che la conoscono e che la vivono o che la frequentano ricordano la città di cinque anni fa, ricordano una città sotto una cappa di potere eh, formidabile che Pierluigi Biondi ha saputo scardinare con quel miracoloso bal ballottaggio, quella miracolosa rimonta di cinque anni fa, che oggi vede consolidata, io segnalo che cinque anni fa Pierluigi Biondi vinse avendo alle spalle una coalizione che aveva il 35% dei voti e questo è stato un po' anche la debolezza di questi cinque anni, i momenti di debolezza dell'amministrazione Biondi hanno, diciamo, si è pagato un po' il prezzo di liste poco radicate, poco preparate, non c'era grande speranza o consapevolezza di poter vincere e questo aveva appunto portato a una campagna elettorale fatta con poca, come dire, po poche truppe schierate, poca classe dirigente schierata al fianco. Si è costruita nel tempo, oggi le liste del centrodestra insieme al sindaco Biondi guadagnano almeno 20 punti percentuali rispetto a cinque anni fa significa che è cresciuta la classe dirigente, è cresciuta la consapevolezza nella città è cresciuta la fiducia intorno ai movimenti, ai partiti, alle liste civiche che hanno caratterizzato la proposta politica di Pierluigi Biondi. Soprattutto è stato riconosciuto il lavoro che ha fatto il sindaco. È, una, è la vittoria di una squadra, dell'unità della coalizione, è la vittoria anche di una persona eccezionale come Pierluigi Biondi. È un mix perfetto, una squadra coesa e una coalizione forte con un. Sindaco eccezionale, una personalità forte, capace, eh, geniale quando serve perché tante intuizioni eh, che hanno dato all'aquila quel passo in più in, in tanti momenti, in determinati momenti, portano anche appunto la firma del, dell'estro creativo di questo sindaco di Pierluigi. E io penso che avere la possibilità di completare un intero ciclo di dieci anni sia de decisivo per eh, poter lasciare davvero un segno importante, duraturo, profondo nel corpo vivo della città. Presidente Marsilio, poi la lascio alle domande di Giustino Pariste. L'Aquila in questi giorni è stata al centro dell'attenzione dei media nazionali perché il turno, così come è stato delineato in commenti e talk televisivi, era su quattro città. Più importanti rispetto alle altre, e l'Aquila, appunto, era una di quelle. Non a caso sono stati realizzati anche gli exit poll eh, nazionali. Dunque, avevate i riflettori addosso e le attenzioni di tutti. Insomma, l'Aquila adesso è un risultato che conta nella lettura nazionale del voto. Per questo, io le chiedo che cosa le ha detto. Eh, Sicuramente vi sarete sentiti Giorgia Meloni, se Giorgia Meloni arriverà in città e, e insomma, eh, qual è il peso anche politico nazionale di questo voto. No, oddio non ci siamo sentiti con Giorgia, ma la pena sono riuscito a vedermi con Pierluigi Biondi, un quarto d'ora fa in piazza, credo che anche Giorgia Meloni sia nel suo quartier generale a Roma a Via della Scrofa dove ci sono... Decine e decine di città che stanno portando risultati importanti, credo che a Rieti dove c'è un altro candidato sindaco di Fratelli d'Italia, si veleggi verso anche lì una vittoria al primo turno. Ci sono tante città dove Fratelli d'Italia si dimostra finalmente dopo, dopo troppo tempo in cui non si vota ma i sondaggi ci davano in grande spolvero come un partito in grande forma, in grande, con grandi risultati. Eh, con un contributo decisivo alle vittorie importanti, penso Genova, Palermo, quindi è una tornata elettorale complessivamente molto favorevole al centrodestra e io credo che questa lezione i partiti, i movimenti del centrodestra debbano farne subito tesoro, capire che il nostro elettorato, la nostra gente ci chiede questo, ci chiede di stare uniti, di essere seri, di fare proposte politiche serie, credibili. Eh, che vadano incontro alle esigenze reali e ai bisogni dei cittadini e che da qui ai prossimi 6-8 mesi, quando inizierà la campagna elettorale e si voterà, io spero il prima possibile, per le elezioni politiche, il centrodestra deve eh, ricompattarsi, ricostruire la coalizione, eh, riportare finalmente la politica al centro e non abdicare più con governi tecnici o con soluzioni ambigue, opache, poco trasparenti, ma riportare, ridare la parola ai cittadini italiani e scegliere tra coalizioni tra di loro alternative e il centrodestra puntare al governo della nazione. Ci sono tutte le potenzialità perché questo accada e pensate quanto potrà essere importante avere una filiera che parte dall'Aquila, passa, passa per la provincia, passa per l'Abruzzo. E finisce a Palazzo Chigi in Parlamento con il governo nazionale e con una maggioranza di centrodestra. Poi certo noi di Fratelli speria... eh, no, di di, di, di di di, Speriamo di un po' speriamo... di tutto un partito. Perché da Caruso, passando per Caruso e Marsiglio, da Meloni a biondi. Si però ha... non abbiamo un monocolore. Insomma, governiamo eh. insieme ai nostri alleati e con loro vogliamo continuare a percorrere questa strada tutti insieme. E io spero che tutti vogliono diciamo, affrontare con questo spirito la stagione che avremo davanti, che sarà una stagione delicata non solo perché è difficile eh, affrontare la crisi economica della guerra dopo che ancora non si è usciti totalmente dalla pandemia, eh, spendere, impegnare i fondi della programmazione sia quella ordinaria che straordinaria del PNRR, fare un sacco di cose importanti mentre... Si sta già di fatto in una campagna elettorale per le elezioni politiche perché è inevitabile che è finito magari fra 15 giorni il turno dove ci sono ancora i ballottaggi, a luglio i partiti si riposizionano e comincia il conto alla rovescia per la fine della legislatura che per quanto si voglia tentare di procrastinare, insomma ormai la contiamo in un po' di mesi, quindi passa presto il tempo, e anzi io lo suggerivo già dai tempi dell'elezione del Presidente della Repubblica, invece di stare con il Paese un anno, un anno e mezzo in una campagna elettorale permanente che come i fatti dimostrano in Parlamento si blocca ogni provvedimento in una lotta senza quartiere perché nessun partito è disposto a cedere a pochi mesi dal voto alcuna posizione. Forse era meglio sciogliere subito le Camere e oggi avremmo votato direttamente. Per il Parlamento nazionale con due o tre mesi di campagna elettorale ci saremmo tolti il dente, adesso avevamo anche una, un governo di coalizione, un governo che poteva, di legislatura, una coalizione che poteva governare per un'intera legislatura. Comunque non è andata così, attenderemo pazientemente che maturi il tempo e che maturino le condizioni. Il compito nostro per me come Presidente della Regione Abruzzo, da domani per Pierluigi nel fare la nuova amministrazione. Aguilana è quella di andare avanti, andare avanti con decisione, adesso non perdere più tempo eh, per nessuna ragione al mondo, dobbiamo velocemente mettere in pratica le cose che dobbiamo fare. Abbiamo in Consiglio regionale diversi provvedimenti importanti che sono nelle commissioni, all'esame delle commissioni e del Consiglio regionale. Io spero che già dalla prossima seduta del Consiglio regionale molte di queste leggi di queste proposte vengano trasformate in legge perché dobbiamo dare rapidamente risposte ai cittadini. È quello che ci hanno chiesto, ci hanno premiato per questo, non dobbiamo vanificare o sciupare questa occasione e questa opportunità che ci è stata data. Giustino Parissa. Presidente, vabbè adesso Biondi è stato eletto, questo l'abbiamo capito ormai da diverse ore. Stasera, magari è giorno la sera della festa, magari anche domani, anche se devo dire, qui siamo alla Villa Comunale sostanzialmente, Palazzo del Miciclo La città è questa sera tranquillissima, è come se la vittoria di Biondi fosse data per scontata a prescindere. No, magari immagino che se ci fosse stato un risultato diverso, qualche bandiera, qualche situazione un po' particolare. Detto questo. In Piazza Duomo c'è un po' di gente che festeggia. Vabbè, ma insomma lì è. No, ma il fatto che, non, che si festeggi con moderazione, ecco questo, senza, senza eccessi, che è un po' nella nuova linea anche, del, lo anche detto in diretta, del, del sindaco, no? che come dire, si è mostrato più uomo di governo che uomo di parte, eh? soprattutto delle dichiarazioni recenti. E questo, ecco, la domanda era questa: voi siete uomini di governo, è vero che siete uomini di parte, ma siete uomini di governo? Lei domani mattina torna in ufficio e troverà non so, le pratiche da, da vedere e da esaminare. Da qui a sei mesi qual è l'agenda della Regione? Vorrei dire per l'Abruzzo, ma limitiamoci all'Aguila, visto che stiamo qui all'Aguila. Ma non è che ci sia una contraddizione diciamo, tra l'agenda della Regione e quella dell'Aguila, che è capoluogo di Regione ed è una, come dire, una città fondamentale negli equilibri politici, economici e culturali della Regione. Quindi noi andremo avanti, come detto ci sono una serie di norme. Abbiamo il piano sulle volumetrie dei rifiuti, abbiamo la rete sanitaria che dobbiamo trasformare in legge, chiudere la discussione e trasformare in legge, abbiamo leggi regionali che riguardano l'economia circolare, che riguardano il commercio, che riguardano la legge urbanistica regionale che attendiamo a breve l'assessore Arramo, debba portare in giunta e poi in Consiglio. Dobbiamo chiudere. 5 anni di rendiconti, quelli che chi ci ha preceduto non approvò e ci ha lasciato un'eredità pesantissima, e finalmente possiamo chiudere e ricostruire il ciclo della contabilità della Regione, che ci permette anche di rideterminare la rata del debito, liberando risorse, diversi milioni l'anno, che possono essere restituiti ai servizi e alle, a favore dei cittadini e delle imprese. Quindi dobbiamo presentare, lo faremo l'8 di luglio, i nuovi programmi operativi regionali dei fondi europei con due ministri del governo, attendiamo l'arrivo dei ministri Gelmini e Carfagna, eh, in presenza dei quali anche di, de, 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 diciamo, di esponenti della Commissione europea e presenteremo quindi all'Abruzzo, a tutto il partenariato con il quale faremo quattro incontri. Il primo comincia domani mattina, gli incontri di partenariato per i programmi operativi regionali. Quindi c'è, come dicevo prima, tanta carne al fuoco, tante cose da fare. Entro il 30 giugno abbiamo scadenze importanti sul piano complementare del PNRR per la ricostruzione post-sismica. Abbiamo già convocato due riunioni con il commissario Legnini e dobbiamo licenziare una serie di provvedimenti anche per rispettare le scadenze che impone il piano al 30 giugno e si tratta di fondi importanti tra i quali la famosa missione B, cioè gli, oltre i circa 7-800 milioni, milioni destinati alla, alle imprese, al rilancio economico del territorio dei due crateri sismici, sia del 2009 che del 2016. Quindi è un pacchetto importante di risorse economiche da mettere a disposizione del territorio e delle imprese io eh, spero, ma insomma, per certi versi ne sono certo che eh, le imprese del territorio aquilano, teramano, abruzzese in generale sapranno cogliere queste opportunità e saranno opportunità importanti per rilanciare l'economia, per rilanciare la presenza, appunto, la vitalità del territorio che non deve soltanto conoscere la ricostruzione fisica, ma deve riconoscere anche quella sociale, culturale, direi anche spirituale. Attendiamo tra poche settimane con emozione la visita del Santo Padre per l'apertura della Porta Santa, un altro riconoscimento molto importante alla città, al percorso che questa città ha saputo fare di rinascita, di ricrescita nella costante adesione alla propria tradizione spirituale. Questo è davvero un momento epocale che io spero che... L'Aquila in particolare, ma sono sicuro che l'amministrazione comunale è all'altezza di questo compito. Cercheremo di essere anche noi all'altezza di dare il nostro contributo per fare in modo che questo evento epocale possa segnare anche un passaggio importante e ulteriore nella spinta per la rinascita del territorio. Presidente, stasera è più preoccupato rispetto all'esito delle regionali di, che ci saranno tra due anni. O veramente siamo ad una fase in cui si consolida anche rispetto alle precedenti amministrative un vento di centrodestra in questa regione? Beh, non c'è dubbio che vincere fa bene alla salute di una coalizione e quindi aver portato a casa questo risultato è anche una sorta di prova del 9, cioè di verifica sul campo a posteriori del lavoro fatto, una verifica positiva, questo ci incoraggia ad andare avanti. Non ci deve fare illudere che tutto sia facile e che non ci sia altro da fare, quindi è importante mantenere, prima lo stava denotando, sobrietà, umiltà nel continuare a lavorare, nel continuare ad ascoltare i cittadini e il territorio, così si è vinto, così si deve continuare a governare. E se si è vinto è perché si è governato così: nella capacità di ascolto, nella capacità di dare delle risposte, di costruire. I progetti e i percorsi giusti, cercando di non scadere nelle polemiche, anche se hanno provato in maniera a volte persino volgare a trascinarci, a, come dire, a cercare di scatenare quelle classiche risse nel fango che provocano soltanto schizzi a 360 gradi e noi abbiamo cercato il più delle volte neanche di replicare e di rispondere non abbiamo alimentato polemiche sterili, abbiamo risposto sempre con i fatti, con i risultati, con il lavoro e questo penso che abbia premia, ma non premia soltanto l'Aquila, io voglio allargare un attimo l'orizzonte, a Martinsicuro c'è una vittoria, oserei dire clamorosa nelle dimensioni del centrodestra attorno al candidato sindaco, al sindaco uscente Massimo Magnoni a cui faccio i miei complimenti Dopo due mandati con Tiziana Magnacca a San Salvo, molti pensavano che la sinistra si sarebbe ripresa San Salvo magari con la complicità di qualche vecchio attrezzo della destra eh, per diciamo, completare il cerchio. E invece ce la stiamo giocando. Si spera magari anche nell'ultima zampata, negli ultimi seggi per poter chiudere la partita al primo turno. Ma se non si chiude al primo turno, si va con il 49% e 10 punti di vantaggio. Al ballottaggio e ci giocheremo la partita per tornare a vincere in una città che certo non ha una tradizione eh, di destra. Ci sono anche centri magari meno importanti e meno blasonati, ma comunque significativi. Eh, penso a Prato La Peligna, oltre 7.000 abitanti, il secondo centro della Valle Peligna dove si era ricreata la santa alleanza tra eh, tutto il centro-sinistra, compresa la famiglia Gerosolimo, che lì in quel territorio ha per troppo tempo. Eh, giocato il ruolo del padre padrone e Antonella di Nino ha stravinto con un risultato molto molto ampio e importante cinque anni fa vinse grazie con un, diciamo, con un voto di maggioranza relativa quindi sostanzialmente di minoranza rispetto al resto della città oggi ha sostanzialmente raddoppiato i voti significa che governare bene Antonella è un altro sindaco serio un'altra persona che non ha, eh, si abbassa alle polemiche anche se ne subisce molte anche di tipo personale e ha risposto anche lei con, con i fatti, con la serietà e il risultato appunto è molto molto importante. Ecco tutti questi risultati dimostrano che il centrodestra è molto presente, molto forte, che l'unità paga e rimane sempre quella amarezza e quel rimpianto per quelle poche occasioni alcune negli ultimi anni in cui abbiamo regalato città dove il centrodestra aveva ampiamente la maggioranza dei voti, penso Chieti a Vezzano, dove solo la divisione del centrodestra ha permesso a una sinistra moribonda di cantare vittoria e di magari provare a raccontare una storia che non esiste. L'unica storia è quella che se il centrodestra lavora bene, lavora con serietà e lavora unito, i cittadini lo premiano ed è diciamo, il messaggio che io voglio lanciare a tutti gli amici, a tutti i nostri alleati con i quali già nei prossimi giorni abbiamo già calendarizzato, ci rivedremo perché dobbiamo rimettere sul calendario gli appuntamenti e le scadenze, dopo aver tirato il fiato in campagna elettorale, cioè questi due, un paio di giorni per tirare il fiato e poi si rime, ci si rimette tutti a remi, io spero che comunque queste vittorie abbiano ricreato eh, solidarietà, buon umore, voglia di vincere, voglia di stare insieme. Magari anche fugato qualche paura, qualche ansia, qualche perplessità, qualche dubbio, che è sempre legittimo e sempre lecito, però io credo appunto che i risultati stiano premiando il nostro lavoro e noi siamo fermamente determinati ad andare avanti su questa strada.